Ragazzi, come in ogni season, è arrivato il momento di svelarvi i 10 segreti della stagione 5 di Fortnite. Mi raccomando, se volete il prossimo video in cui vi dico tutte le curiosità e le cose che non sapete su Fortnite, dobbiamo assolutamente arrivare a 10.000 mi piace. E vi ricordo che se inserite il codice Shiku in supporto a un creatore su Fortnite e ci taggate in una storia su Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop, noi riposteremo la storia e in più risponderemo ai vostri messaggi tutti i giorni. Iniziamo ragazzi dalla numero 10 e sto parlando di un easter egg che si trova al Colosseo. Non so se l'avete già visitato ragazzi, magari se siete nuovi di questa stagione e non avete ancora giocato molto, si trova in alto a destra dove c'è la sabbia più o meno. E in questo Colosseo ragazzi c'è raffigurata una bananita con il pollice in su o con il pollice in giù, in realtà non mi ricordo. Non so in quanti di voi lo sanno ragazzi, ma questa bananita in realtà vuole rappresentare una cosa dei veri Colossei di tanto tempo fa, quando l'imperatore Giulio Cesare, una volta che c'erano due gladiatori che si scontravano e uno dei due cadeva a terra, poteva scegliere se farlo sopravvivere, quindi il pollice in su, o uccidere, quindi pollice in giù. Quindi tipo in realtà è un riferimento storico questa cosa, quindi è una cosa bella se vi piace la storia. E comunque la nostra bananita è un po' dappertutto e già che ci siamo vi chiedo, scrivetemi nei commenti se voi avete la skin di bananita. Alla numero 9 ragazzi troviamo qualcosa che mi sta veramente a cuore, perché sto parlando di una cosa che parlavo nei video di Reddit del capitolo 1. Non so in quanti già mi seguivano, scrivetemelo nei commenti, ma noi abbiamo fatto praticamente per tutta la serie di Reddit a parlare della famosa famiglia di sassi, in cui c'era questo tipo sasso che ci provava con la tipa sasso e provava a conquistarla e poi provava a salvarla perché c'era l'eruzione del vulcano. E alla fine loro si sono sposati e hanno avuto un bambino, e questo bambino ha trovato un cane, e questo cane poi è sparito insieme a tutta la famiglia con la fine del capitolo 1. È una storia ragazzi che andava avanti settimana dopo settimana e noi ne parlavamo ogni volta. Era una storia bellissima ed erano spariti tutti completamente. Però con il capitolo 2 ragazzi è stato trovato dentro uno di quei cosi che salgono da sottoterra e da cui escono quei tipi che ci sparano cattivi che però lasciano oro, e dentro uno di quelli c'è il cane. C'è lo stesso cane che c'era nel capitolo 1 raga, è tornato. E così come nel Colosseo c'è anche il granchio quello lì e il lama che c'era nel capitolo 1. Chissà se andrà avanti la storia, chissà come ha fatto ad arrivare lì quel cane, raga, voglio riparlare di quella famiglia, mi stavano simpatici. E poi c'era lui che era riuscito a conquistare lei. Alla numero 8 ragazzi vi parlerò di una cosa molto interessante che ci spiega la storia delle nostre skin. È una cosa nuovissima della stagione 5, è stata appena introdotta ed è una breve descrizione su ciascuna skin. Iniziamo ragazzi per dirvi da Jonesy, in cui dicono che è un'istantanea di una delle prime volte in cui Jonesy è entrato nel punto zero. Quindi per dirvi ragazzi, già solo da questa descrizione sappiamo che Jonesy è rimasto intrappolato per anni e anni dentro a qualcosa, non... cioè... è bellissimo vedere le storie delle skin. Oppure un altro esempio, avete presente l'alberello, quello che ha le braccia fatte di rami? Ecco, lui si è ritrovato nell'isola di Fortnite senza sapere il motivo. Quindi c'è qualcosa che ha trasportato questo alberello, diverso da tutte le altre piante dato che sa parlare, sull'isola di Fortnite, e lui deve trovare il modo per tornare a casa. Oppure non so, parlando del manichino del crash test, avete presente quello che stava dentro alla terra nella scorsa season? Ecco, quel crash test in realtà è stato creato copiando delle cellule cerebrali o delle cose strane dentro a un ex corridore, cioè un pilota. Ma la cosa più assurda è che Pesce Secco era un guerriero di Atlantide. Pesce Secco con quegli occhi lì. Questa in realtà mi sembra la storia più assurda. Ma una cosa che sicuramente non sapete ragazzi, e a proposito vi dico che se entro fine video sapete tutte queste 10 cose, non lo so, Mango vi offre una pizza, giuro. Beh, comunque una cosa che sicuramente non sapete sono le interazioni tra skin e NPC. Per esempio, nel momento in cui voi indossate testa di pomodoro e andate da Manzo Boss, quello che è l'NPC insomma che ha il panino al posto della testa, essendo che loro in passato erano nemici, lui si metterà così e vi dirà: guarda un po' chi c'è. Oppure ragazzi, una cosa ancora più assurda, se voi mettete la skin di Jonesy base e andate dove si trova Jonesy con la barba lunga e gli parlate per la prima volta, vi dirà: oh no 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 no, non ancora. E in realtà non capisco il motivo per cui lo dice, ma mi piace. Passando alla prossima ragazzi, volete indossare una skin che non è mai stata rilasciata su Fortnite? Tecnicamente potete farlo. Come si fa? Ve lo spiego subito. Tutti gli NPC che ci danno le quest, ossia le missioni
in giro per la mappa in questo momento sono skin presenti ora o già esistite su Fortnite Battle Royale. Quindi tecnicamente potremmo avere tutte le skin degli NPC, tranne una. E sto parlando del costruttore di Salva al Mondo che noi possiamo copiare. Come possiamo fare? Dobbiamo mettere la skin, quella che copiava le skin Mistica, Mystique, non mi ricordo come si chiama, e uccidiamo il tipo che ci dovrebbe dare le quest, ma comunque si possono uccidere praticamente tutti, e una volta fatto utilizziamo le emote. Ragazzi, dato che saremo gli unici ad aver ucciso quell'NPC, non solo saremo gli unici con quella skin in tutta la partita, ma avremo una skin rarissima, perché tecnicamente non è mai stata rilasciata su Fortnite. E è bellissimo! Ah, e per la numero 5, ragazzi, vi dicevo qualche minuto fa del cane, quello della famiglia dei Sassi, eccetera, eccetera. Però in realtà c'è un'altra storia che stava andando avanti, ossia delle due guardie che erano state dimenticate, delle fazioni opposte che però erano insieme, belle tranquille, ad aspettare la fine della mappa. E sapete cosa è successo? Che può capitare che, sempre dai cosi sottoterra da cui spuntano le guardie cattive, possono spuntare loro due confusi. Ragazzi, ma quante cose ha lasciato indietro Fortnite? Cioè, scrivetemene anche voi un pochino nei commenti, perché io mi ricordo i bunker della vecchia mappa, la famiglia dei Sassi, le gelatine, tipo, se non sbaglio, questi due tizi che vengono dimenticati. Ma quante cose ha lasciato indietro Fortnite? Alla quarta posizione, ragazzi, una cosa bellissima che non mi sarei mai aspettato, ossia la Epic guarda i video e le live di Fortnite. Cioè, è una cosa che non va data per scontata, perché è assurda. Praticamente CypherPK nella scorsa season, in una live completamente a caso, si stava chiedendo se la Epic ascoltasse i giocatori quando chiedevano i cambiamenti, e ha fatto una sfida alla Epic e ha detto: se voi ci ascoltate davvero, mettete un libro con scritto come vincere su Fortnite, che è un libro che ha fatto lui se non sbaglio, in qualche posto sulla mappa. E ragazzi, nella stagione 5 c'è quel libro, ed è letteralmente una delle poche cose che non si possono rompere, ma si possono spostare su Fortnite. Possiamo lanciarlo dove vogliamo, picconarlo, sparargli, ma non si distruggerà. E questa è la prova che letteralmente lui lo ha detto in un pezzettino di live minuscolo e lo hanno ascoltato. Quindi ragazzi, adesso ho deciso una cosa. Epic, se mi stai ascoltando, nella prossima season metti un pisellino da qualche parte. Quelli verdi, ovviamente. Entriamo, ragazzi, in top 3 parlando di una cosa che sono sicuro vi farà perdere la sfida, perché non la sapevate. Ossia che il posto in cui si trovano le tre chest sui tre sassi è esattamente nello stesso identico posto nella mappa in cui si trovavano nelle scorse stagioni. Anche se in realtà la mappa è cambiata completamente, cioè è come se avessero, cioè il punto zero ha distrutto praticamente tutto, ma ha tenuto in piedi tre sassi con sopra tre chest. Ah, e a proposito di chest, lo sapevate che in realtà la Epic non ha ancora reintrodotto il 100% della possibilità di spondere le chest? Non rivoglio. Entriamo in seconda posizione parlando di una cosa che tutti sanno, ma di un piccolo dettaglio che non tutti sanno. Ossia, ormai sappiamo tutti che arriverà la skin femminile di Mida. Sarà non so la sua ragazza, sua sorella, una sua amica, ma è praticamente uguale a lui con la versione femminile. Ragazzi, non so in quanti di voi lo sanno, ma questa skin è stata creata da un concept, ossia da un disegno fatto da un fan. Quindi se siete bravi a disegnare, potete farlo anche voi. Vi basta fare un disegno, caricarlo su Reddit. Ovviamente deve essere un disegno bello, era fatto un disegno tutto al computer con le grafiche belle. E alla Epic è piaciuto talmente tanto che ha deciso di fare una skin. È una cosa bellissima. E alla primissima posizione, ragazzi, non so se siete pronti a sentirla. In realtà doveva essere un segreto e sono sicuro che non lo sapevate. Questa sarà ufficialmente la cosa che vi farà perdere la sfida. E ho appena contattato la Epic, mi ha appena chiamato, ho appena messo giù e mi ha detto una cosa importante, ossia... Non so se posso dirvelo. Vabbè, ve lo dico solo perché siete arrivati fino a questo momento del video. Ossia, che se inserite il codice Shiko, vi do un bacino. Ah, e vi rispondo su Instagram tutti i giorni. E niente, ragazzi, il video termina qui. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo momento del video. E vi ricordo di seguirci su Instagram, perché mettiamo un sacco. In realtà non ne mettiamo più un sacco, però ce ne sono un sacco e ne metteremo un sacco appena potremo uscire a farci le foto. E per ora noi non possiamo far altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Bella.